Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, è tornato Stefano. Siamo Fino tornati. adesso inutile. Scusami, tu dovevi fare qualcosa durante sta serie per far vedere, capito, no? Fatto semplice e lineare. Certo, hai fatto Poi due certo, cose. c'è da dire che ho trovato, me lo stavo riguardando, ho trovato un po' l'escamotage, perché alla fine non mandavate sbattere troppo con la scheda video, ce l'ho messa. Ah, capito? Poi dice, ho Lo so, fatto ma due lei che video, ho impaccia. fatto tutto. Vabbè, a parte, al di là di questo, sono tornato perché comunque bisogna rimettere le mani su questa bestiolina, ovvero che abbiamo fatto tutto bene, perfetto, abbiamo trovato il modo di mettere i tubi, di farlo chiudere senza farli strozzare, però abbiamo detto, possiamo migliorarlo. La prima cosa da migliorare è il liquido, perché una volta che si è posato, quindi è diventato totalmente trasparente, ha preso quel colore verdino, ma non verde sufficiente Posso dirlo? È da... quasi giallino, tanto che un ragazzo durante la live di prima, perché abbiamo appena chiuso una live, l'ultima live, il ragazzo ci ha detto sembra raffreddato col piscio. Brutta cosa, Cattivo, è eh? cattivissimo. Ma noi già avevamo in serbo il fatto di modificare il tutto, quindi abbiamo preso due tipi di liquido. Questo qui verde che sembra nero dalla cam, Sì, però infatti mi vi sa che ho esagerato. assicuro che è verde scuro, questo dell'acqua computer, e poi il liquido, sempre quello che si aggiunge delle cappe, che è un concentrato di verde acido. Ma l'abbiamo visto la boccetta, adesso non ve lo posso far vedere perché me lo potrei versare sulla mano, ma comunque è un bel verde, un verde pastello, tipo il nostro banner qui sopra, insomma, un verde bosco, mix acido, mix Poi bisogna tutto. vedere il concentrato, lo vedete sempre più scuro di quello che è, quindi poi bisogna vedere una volta allungato come risulta. Poi, cosa abbiamo pensato di fare? Di mettere questi qui, che sono delle molle, che servono per avvolgere questo tubo in gomma dall'esterno, quindi verrà una finitura del genere, perché questo qui serve per non farlo strozzare troppo. Quindi, al di là del fatto estetico, che sarà più carino perché è un verde che verrà messo all'interno, quindi migliorerà l'estetica, in più farà questa funzione di non far stringere e strozzare troppo il tubo, perché gli dà un tipo di rigidità. Quindi metteremo questo, e poi, visto che c'eravamo, il buon Fabio cosa ha fatto? Ha detto, beh, ci siamo, mettiamoci anche C'è un questo. buco là in mezzo che non C'è un sapevo buco, dice che che ci facciamo? Ci montiamo il nostro bel display. Questo qui lo avete già visto nella serie Custom is Better. E andremo a montare questo display all'interno. Questo qui è un display delle temperature, quindi con un tappo, e verrà incastonato all'interno di questa lamiera, da quest'altro lato qui in fondo. Quindi sembrerà che uscirà fuori dal retro, perché gli facciamo un taglio con il Dremel, quindi faremo un intacco sulla lamiera, tanto per fare un altro taglio su questo case, che non bastano mai, e ce lo incastoniamo all'interno, quindi faremo un lavoro bello, carino, pulito. E quindi abbiamo deciso di fare anche quest'altra miglioria per complicarci un po' la vita. Dopodiché sarà finito, quindi io direi, non ci Oh, resta per che quanto chiacchiere, famo metterci sto da... no, no, no. Dai, su, al lavoro, forza! Io ho studiato questa cosa, io direi che secondo me possiamo togliere questo. Esatto. Se togliamo questo, riduciamo al minimo i danni. Però aspetta, se tu lo svidi uscirà anche da qua, perché ci avrà un ritorno di aria che lo farà poi uscire. Quindi dobbiamo tenerlo attappato fino a che questo non si svuota. Ok? Ok, allora fai così, io lo svido intanto. Ma di essere rapido come un fulmine. Sto quasi. Vai, vai, vai. Ok, hai tappato? Sei pronto? Ma fa così? O era al contrario? Aspetta. Perché se spingi a te siamo rovinati. No, lo spinge a me, spinge qua. E quindi spinge Spinge giusto. e no, che poi arriva qua. Quanta Ah, già. cazzata. Andiamo a stappare un po' l'altro. Credo come se stappiamo un altro. Aspetta, ma se io questo qui lo tengo attappato, lui trova un'ostruzione intorno indietro. Cava spinta. Lo sai che sono fa la pioggia? Io Perché eviterei, no? lo tengo attappato, esplode. Se lo riattappi, svito qua e questo lo mando dentro. La senti? Mamma mia, che giocatore! Mano. Ok, adesso che qua non c'è più niente, possiamo svitare questo. Questo perché non abbiamo valutato prima, ma noi ovviamente sempre con questa storia che fai a occhio. Ma occhio quando svidi là, No, non c'è, non c'è eh? Eh no, ma quando accendi questo c'è un ritorno di aria. niente. Ah, ok. Allora vado. In teoria sì. Non è, non è, Ma esci.
aspetta. Lo dovresti girare a me. Molti sistemo tutte cose. Allora, ma adesso lo spengo. Svito questo tubo, ci soffio dentro. Ok, poi ritorna. Metto via di questa moda in una linea, non ritorna. Faccela a te, voglio sentire, eh. Dai, e faccio io. Te devi aiutare, dai, ognuno si fa la sua. Sì, la lunghezza è quella giusta. Vabbè, dai, questa di pure. L'imbutino. Eccolo. Com'era qui la storia? Si sta andando così. Non si strozza più, No. Fa solo la curva, ma non si strozza più. Ma poi in più c'è sta pure la scheda di vita. No, non si strozza più. Metto verticale. Metto un verticale, vai. Ok. Però tu calcola, stai all'altezza di questo, guarda bene, cioè tu prendi il filo di questo e fai il taglietto qua. Sì, ma io mi prendo la misura da dietro e poi taglio. Ci può passare così, no? Perché c'è il... Ecco, lo devo allargare, eh? Prova un po'. Ma allargo sopra. Certo. La gara vecchia lima. E questa non ti abbandona mai. And now? Mi mangio la banana. And now abbiamo messo quello. Abbiamo fatto un macello col Dremel come al solito, però è venuto bene. Banana spappolita. Let's go, people! Piano, sì. Sono il verde bosco questo. Porco giuda. Guarda com'è verde, guarda come si vede che è verde. Porca miseria. Sì. Oh, adesso è un po' di niente nessuno. Ah, ma adesso è verde. Questo è verde prato, però. Sì, questo sì. Non è manco emulsionato, quindi questo qua è troppo verde, porco. No, abbiamo un po' si allunga, ma come prima, tu devi abbassare, riscendere, bravo, finire, perché bravo, devo accorci l'aria, mo ci stanno un po' muove così, guarda le bolle, vibra tutto, mo sì. Ma sta a fare la schiuma? Sì. Bel verde, eh. Ma questo è un bel verde. Questo infatti bel guarda come si mescola bene con i tuoi avvolgi cavi. Io sto per pure dalla cam, l'effetto che fa in cam è bellissimo. E andiamo. Kazuga, zume! Allora, come bene? Ci sta proprio bene nel display. E da lì non posso. Oddio, puoi apprezzare se prendi la cam quell'altra zoomata. È proprio il suo. Sì, è proprio il suo. Ci sta speriamo che la mela quando chiude là. Sta proprio vicino. Lo so. Bene, ragazzi, adesso è verde. Sfido chiunque a dire che questo non è un liquido verde. Sta bene, sta bene anche col case proprio, guarda. È il suo. Adesso sì, perché il frontale, questo verde, sta veramente talmente bene. Ed è scuro, non si vede il flussometro che gira a momenti, va. È bello, bellissimo. Beh, l'acqua adesso è un po' alta, la temperatura a 31 gradi perché ovviamente non ha circolato, adesso calerà vistosamente. Sì, perché purtroppo c'è. Vabbè, l'acqua considera che è così a temperatura ambiente e non è raffreddata dal radiatore, quindi andrà a calare, ma più o meno comunque sui 27-28 ce l'aspettiamo.
Bene, ragazzi miei, siamo arrivati. Per la prima volta possiamo dire che è finito. Oh, sì, è vero, finalmente è finito. Questo colore sicuramente piacerà anche a voi, perché a noi ci ha sorpreso tantissimo in positivo. E vi posso dire che dal vivo. Display e ciliegina sulla torta, che adesso può vedere soltanto quella macchia bianca in lontananza, l'abbiamo fatto vedere prima. Quindi ci sta benissimo. Abbiamo chiuso anche la paratia laterale, quella diciamo dove ci passano i cavi dietro. Non vi dico che è stato facile, perché purtroppo questo case non è progettato per un cable management con cavi che passano nel retro, quindi comunque è stato un po' difficoltoso. L'abbiamo risparmiata, però. Sì, quella sì, perché antes era un avrà chiappa qua, spingi, dai, forza, butta sta vite, spingi, ha preso, forza, stringi, stringi, stringi. Quindi quella non era una cosa, diciamo, carina, professionale. Però l'importante è che, come tutte le cose, la magagna non si vede. Girano un pezzetto. Quindi, allora, possiamo dire finalmente che è finito. Il colore è venuto bene, abbiamo messo le spirali a avvolgicavo, così non fanno più strozzare i tubi. Quindi abbiamo fatto tutto quello che vi avevamo detto a inizio video. E finalmente è finito. Bene, ragazzi. Quindi, la serie è finita, un po' mi dispiace. Da una parte è una liberazione che 13.000 puntate, e dall'altra un po' mi dispiace, Un po' mi dispiace, perché comunque sia, mo tocca iniziare un'altra serie. Ci abbiamo già qualche progettino in mente e comunque ti adesso dico solo, ti do questa info, nella prossima serie non ci sarà un PC. Ah, ci divertiremo tantissimo e poi vi faremo vedere qualcosina. Comunque, finalmente per questa serie è finita e noi ce ne stiamo bellamente in vacanza. Complimenti, non hai fatto niente come al solito. Come no, ci ho avuto l'idea del display, l'idea dei cambi a liquido, l'idea originale. Ho detto spingi qua e chiappa qua, stava a chiappa io. Bene ragazzi, grazie a tutti, se vi è piaciuto questo video naturalmente un commento qui sotto. Ci troviamo con le prossime serie e con i prossimi video. Continuate a seguirci. Ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao.